muoversi con sicurezza in un periodo confuso come quello di oggi, serve un consulente da decreto ministeriale. Di solito si tratta di un anziano e, non avendo nulla da fare, sa tutto sugli ultimi aggiornamenti del governo. Mi scusi, scusi, sì, il biscugino è un parente congiunto? Dipende. Se ti sta sul culo, no. Ah, ecco. Mi scusi, ci può correre senza mascherina? Ma non a carnevale. Grazie, ma ecco, una domanda importante. A settembre, gli alunni andranno a scuola facendo rotazione? Sì, almeno che uno non invii in classe direttamente il computer, in quel caso sarà sempre presente. Credetemi, un consulente serve, perché oggi il Presidente del Consiglio ti dice una cosa, tu vai a letto e quando ti svegli è tutto cambiato. E allora hai bisogno di qualcuno che ti consigli, su cui appoggiarti. Io, per esempio, lo dico, ho un consulente da decreto personale. Cioè, questo io mi appoggio a lui. Ormai ho bypassato la mia gente per qualunque consiglio, per qualunque soluzione. Mi rivolgo a lui. È un pensionato di fronte a me, 87 anni. Armando, oh, senti, ma i cinema e i teatri quando riapriranno? Sei buddista? No, aia, perché l'unica tua speranza è la reincarnazione.